Ciao e benvenuta o bentrovata qui sul canale. Oggi approfondiamo un tema che è quello del compiere delle scelte alimentari secondo i principi della nutrizione intuitiva. Continuiamo con questo video il nostro viaggio, il nostro percorso attraverso il profilo biopsiconutrizionale. Per saperne di più sull'argomento, puoi andare a vedere i video che ho creato proprio in merito al profilo biopsiconutrizionale. Intanto, quello che posso dirti qui brevemente è che è un profilo ideato da me sulla base di sei aree che sono quelle che quando in armonia e ben rappresentate ci permettono di manifestare salute, bellezza e reale, autentica felicità e serenità. Una di queste aree è quella di cui andiamo a parlare oggi, che è quella della nutrizione intuitiva o delle scelte alimentari. In particolare, è proprio quella capacità che possiamo acquisire mano a mano di compiere le scelte alimentari adatte alle nostre esigenze, a tutte le nostre esigenze e non solo a quelle del nostro corpo fisico. Sono quelle scelte alimentari che ci permettono sicuramente da una parte di rendere il nostro corpo energico, vitale e leggero, ma anche la nostra mente e le nostre emozioni. Sono tutte quelle scelte che onorano la salute, salute vista in questa concezione più ampia rispetto a quella, diciamo, che conosciamo per lo più dal paradigma medico-scientifico dominante, in cui appunto salute è un qualcosa che riguarda il corpo, il fisico e magari un pochino anche la mente, poco, infatti, diciamo che siamo ancora un po' indietro da quel punto di vista. Qui invece riconosciamo al cibo attraverso la nutrizione intuitiva, con la nutrizione intuitiva, un valore che sicuramente è quello di promuovere benessere, ma non è l'unico e non è neanche indispensabile. Cioè, noi possiamo sperimentare salute e benessere anche senza curarci della nostra alimentazione. E so che questa è una cosa strana sentita dire da una dietista e una nutrizionista, ma in realtà è proprio così. Cioè, ci sono mille modi con cui noi possiamo stare bene e scegliere di farlo attraverso l'alimentazione è una scelta che deve partire magari proprio da quelli che sono i valori della persona, cioè il fatto di essere magari anche curiosa, interessata, di voler avere anche un'alimentazione di benessere, perché comunque è assolutamente comprovato che l'alimentazione ha un potenziale per farci stare bene. Questo ce lo dice non solo la scienza, ma anche per esempio la tradizione dell'Ayurveda e dello yoga, che sono delle tradizioni sulle quali baso parte, gran parte del mio lavoro. Alimentazione intuitiva si può dire che è l'opposto, praticamente è, o quantomeno è all'opposto di un'alimentazione che invece è suggerita, consigliata, indicata, elaborata da parte di qualcuno. Cioè, quando noi poniamo un controllo sulla nostra alimentazione, decidendo cosa bisogna mangiare perché magari ce l'ha detto qualcuno per un qualsiasi obiettivo, in realtà quella non è nutrizione intuitiva. Nutrizione intuitiva è qualcosa che parte proprio da dentro, da questo concetto di salute fondamentale che poi converge in delle scelte che noi facciamo e che incrociano più fattori, dove c'è appunto quello fisico. Specialmente anche se ci sono, mettiamo, dei disturbi, delle patologie, l'alimentazione intuitiva va benissimo anche per queste problematiche e anche la nostra salute mentale, emotiva, spirituale, sociale, relazionale. Quindi l'alimentazione intuitiva è quella che ti dà gli strumenti di effettuare delle scelte alimentari che siano coerenti con tutte queste dimensioni del tuo essere. E ovviamente è una cosa molto personale, perché il concetto di salute su tutti questi piani può essere per me in un modo, per te in un altro, per un'altra persona può essere ancora totalmente diverso. Questo tipo di
Approccio di alimentazione intuitiva è un qualcosa che ha enormi benefici e che puoi già cogliere tra le righe. Uno su tutti è sicuramente la capacità di fare scelte con fiducia, adatte alle proprie esigenze, uscendo da tutte quelle regole, tutta quella confusione alimentare su cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché riesci a porti a un livello superiore dove capisci che ogni volta che c'è tutto questo, tutta questa concentrazione, questo focus sul cibo, sulle sue caratteristiche, sulle sue proprietà, in realtà è un qualcosa che vede solo una parte di quella che è la reale storia, intesa come proprio ciò che realmente può aiutarci a stare e a sentirci bene. Il punto è proprio questo, che nei percorsi personalizzati, grazie all'esplorazione dei vari ambiti, tra cui quello delle scelte alimentari, si va pian piano sempre di più a intercettare quali sono questi bisogni, queste necessità, questo personale concetto poi di salute, che può guidare le scelte di una persona. Tutto questo ovviamente toglie, come abbiamo detto prima, dalla confusione alimentare, perché impariamo che le scelte alimentari sono qualcosa di nostro e unicamente nostro e che nessun altro può permettersi di giudicare, commentare come noi stiamo mangiando e le scelte che stiamo facendo. Investire su un tipo di alimentazione che è intuitiva ci permette di ricominciare a mangiare quei cibi che per tanto tempo avevamo categorizzato come proibiti, come ingrassanti, come quei cibi che fanno male, cibi che fanno venire chissà quali malattie. Ci permette veramente di tornare a fare pace con il cibo. Per mangiare in modo intuitivo, per fare delle scelte poi al supermercato, nella quotidianità, sulla tavola, che siano ancorate veramente ai propri bisogni, servono un po' un mix di cose che si fanno e che sono, come abbiamo detto, individuare bisogni, valori e necessità di ognuna di noi e priorità, perché ci possono essere delle cose che in un certo momento della vita hanno più priorità rispetto ad altre. L'esplorazione sicuramente della fame e della sazietà, questo l'abbiamo visto nel video precedente quando abbiamo parlato della connessione con i segnali interni, con i gusti e il lavorare ovviamente su tutte quelle credenze che abbiamo rispetto al cibo e andarle a decostruire. E questo fa parte dell'area mindset o approccio mentale che abbiamo visto anche questa in uno dei precedenti video. Un'educazione alimentare veramente di benessere per una persona che può provenire appunto da una professionista della salute non dovrebbe essere quella di dare delle regole preconfezionate, ma anzi guidare la persona alle scelte sulla base di quello che per lei, per quello che si è individuato insieme essere un qualcosa di benefico, sulla base della propria concezione di salute, può appunto avvalorare questi principi. Questo dovrebbe fare un professionista della salute e può essere che l'educazione alimentare per la persona venga fatta in una maniera totalmente diversa rispetto ad un'altra. Ovviamente la scienza ci viene incontro per dare, appunto per orientare determinati tipi di informazione, ma è molto diverso parlare di cibi che fanno venire il tumore e parlare di cibi protettivi per un particolare aspetto della nostra salute e cibi che possono essere svantaggiosi in determinate frequenze e quantità, anche se tutto questo poi viene ancorato all'esperienza che la persona stessa fa nel provare certi tipi di alimentazione, certi tipi di modi di mangiare. Questo perché? Perché il corpo e la mente hanno una saggezza, ma soprattutto il corpo, anzi, il corpo ha una saggezza infinita e lui sa cosa è giusto per sé e noi quello che andiamo a fare è proprio andare a recuperare questa saggezza, questo intuito che per molto tempo si è perso. Fammi sapere cosa ne pensi tu dell'alimentazione intuitiva e perché ti piacerebbe avvicinarti a questo tipo di alimentazione e dimmi anche quali sono soprattutto gli ostacoli che senti avere davanti a te per avvicinarti a mangiare in questa modalità. Se vuoi saperne di più sul profilo bio psiconutrizionale, sull'approccio gentile, ti incoraggio a premere sul link qui sotto al video per scaricare l'ebook gratuito intitolato Come sbloccare il peso con un approccio gentile. Troverai anche un approfondimento webinar e trovi tutto qui sotto. Ci vediamo nel prossimo video.